Ciao a tutti. Si è alzata un po' la tensione tra Turchia e alcuni paesi europei, Olanda, Germania e Danimarca adesso. E volevo dire la mia, come al solito. Allora, premetto che Erdogan non mi sta per niente simpatico, che il suo regime è uno dei pochi al mondo attualmente che secondo me si potrebbe giustamente definire fascista per l'incarcerazione di decine di migliaia di presunti oppositori nei ranghi dell'esercito, dei giornalisti, di professori universitari pure, e che a livello anche internazionale ritengo che la collaborazione con la Russia in Siria sia molto fragile, per carità. Non, a me va bene quando due persone vanno d'accordo, ci guadagnano tutti, però secondo me è un accordo abbastanza fragile e prima o dopo le differenze emergeranno. Vabbè, detto questo, cosa è successo? È successo che in Turchia avranno un referendum per trasformare la Repubblica da parlamentare a presidenziale. Quindi in pratica come si dice, l'autoritarianismo di Erdogan passa dall'essere un po', diciamo, illegale o comunque ai limiti della legalità a essere più inquadrato in un sistema istituzionale. Se non fosse per questo, insomma, non ci sarebbe niente di male, voglio dire, repubbliche presidenziali, ce n'è una in Francia e funziona abbastanza bene, non ci vede in questo un gravissimo problema, ecco. Allora, in preparazione di questo referendum, la Turchia, o non so se qualche partito politico turco, ha organizzato delle manifestazioni in giro per l'Europa. Perché? Perché in Europa, nei paesi del centro Europa, specialmente Olanda, Germania, ma anche penso, sì, Danimarca e forse anche Svezia, ci sono tantissimi turchi che possono votare per il referendum in Turchia e quindi mi sembra anche logico che i politici turchi che sostengono Erdogan siano interessati a farsi ascoltare da questo elettorato. Anche so, i mo esponenti del Movimento 5 Stelle sono andati in Sud America quando c'era il referendum del 4 dicembre della Costituzione italiana. Non so se ci siano state manifestazioni, non credo perché magari forse sono stati incontri più personali, però comunque queste cose mi sembrano abbastanza normali. C'è da tenere presente poi che sono rappresentanti politici di un paese che vanno a parlare sì in un altro paese, ma comunque con persone che sono cittadini del proprio paese. Non è che vanno a parlare agli olandesi e a in qualche maniera alterare il loro processo democratico. Questi vogliono parlare a cittadini turchi. E col pretesto, secondo me, dico pretesto, sono abbastanza convinto di questo, che non è possibile garantire la sicurezza della manifestazione, gli olandesi hanno detto no, hanno proibito mi pare fosse il ministro degli esteri turco, di partecipare. Stessa cosa in Germania. E questo a me non sembra molto normale, perché è la democrazia, insomma, che non ci piacciono le idee, d'accordo, però se queste persone vogliono manifestare, lasciatele manifestare. Davvero non vedo il problema. Se poi queste parole, non, le mie parole non vi convincono, facciamo un po' l'esercizio e vediamolo. Facciamo un esercizio di immaginazione, no? Immaginiamo che ci siano degli esponenti diplomatici americani o anche italiani, quelli scegliete voi, dei nostri, diciamo, quelli che consideriamo
valide persone, magari del vostro partito politico preferito, ok, che vogliono andare in Russia per parlare con cittadini emigrati italiani in Russia, per prepararsi, non so, a qualche elezione. Non so, pensate se ci fossero stati tanti americani residenti in Russia e la Clinton decide di andare lì prima delle elezioni presidenziali per fare campagna politica, o i nostri, se ci sono tanti italiani, ma di Salvini va là per quello. Scherzo, vabbè. Diciamo, se i nostri diplomatici volessero andare in Russia per parlare con gli italiani e gli venisse proibito di fare una manifestazione, beh, noi grideremmo al fascismo. Almeno io sì, io la vedrei assolutamente così. E quindi la chiudo qua per dire sì, Erdogan può non piacere, però secondo me queste libertà dovrebbero essere concesse a tutti. Non farlo è un grave errore e crea un brutto precedente. Tanti saluti a tutti, ciao ciao.